Blitz esterno dell'Amen Scuola Basket Arezzo che sbanca la Toscanini di Prato al termine di una partita intensa che gli Amaranto hanno saputo portare a casa con grande determinazione per 81-73. L'Amen coglie così un preziosissimo successo in trasferta e pareggia una serie che, come hanno dimostrato le prime due partite, è super combattuta. Sabato sarà il Palasport Estra ad ospitare gara 3, la prima davanti ai sostenitori Amaranto. Sì, siamo riusciti a fare quello che ci eravamo prefissati prima di iniziare questa serie, riuscire a portare a casa una delle due partite di Prato è stata veramente dura perché abbiamo di fronte un avversario di sicuro livello, ha delle caratteristiche che possono metterci in difficoltà, specialmente vicino a canestro, e siamo stati veramente bravi a trovare le giuste contromisure. E ovviamente è una finale, quindi il percorso è ancora lungo e soprattutto è una serie molto equilibrata come era stata quella di con Lucca in semifinale, però ovviamente abbiamo un po' più di fiducia adesso, visto che dovremo giocare due partite davanti al nostro pubblico. Ovviamente, tra l'altro, giocando a Prato in una palestra piccola ma veramente con un tifo caldissimo, speriamo che anche qui ad Arezzo si possa avere veramente un grande pubblico. Abbiamo un impianto che può fare la differenza. Gara 3 ci sarà sabato alle 18:30, mentre gara 4 è mercoledì alle 21. Ovviamente una serie alle 5 partite, gara 3 è quella che ha un peso specifico notevole perché ovviamente darà a una delle due squadre il punto, la possibilità di giocarsi subito un match point promozione mercoledì sera, quindi lotteremo come abbiamo fatto ieri contro anche alcune avversità, perché purtroppo nel secondo quarto si è infortunato Fornara che è il nostro riferimento offensivo, però abbiamo saputo reagire, quindi lotteremo su ogni pallone per cercare di prendere questo punto.